Buongiorno YouTubers, sono Sara Chala New Wolf e oggi siamo in un nuovo video gameplay di Nintendo Ice Pew Cats. Preannuncio subito che questo video non durerà molto perché come vedete è praticamente mezzogiorno e fra poco dovrò andare a parecchiare e aiutargli là in cucina, quindi non penso che si prolungherà più di 10 minuti, spero, e spero di non debba metterlo in pausa troppe volte. Allora, oggi è il 1º maggio, quindi faccio gli auguri a tutti, auguri anche se, buon 1º maggio a tutti, e vabbè, andiamo a vedere che cosa c'è dentro Nintendo Ice Pew Cats, sempre versione Gold Retriever e nuovi amici, non so se l'ho detto, ma mi sembra di sì, chi lo sa. Allora, ieri, 30 aprile, non sono andata alla fine al Non Solo Comics perché ho avuto altri impegni e poi sono andata da altre parti, di conseguenza ci andrò oggi pomeriggio. E non so, probabilmente in settimana vi porterò un video dove vi faccio vedere se ho incontrato qualcuno. Sempre che incontri qualcuno, sperando che incontri qualcuno, ma ho i miei seri dubbi perché insomma Nintendo Ice Pew Cats non ci giocano più. Qui almeno. Allora, voi non l'avete visto, ma io ho preso un terzo cucciolo ed è... Oh mio Dio! Sta dormendo con la testa sul cuscino. Geniale. Questa sarà l'immagine di copertina. No, assurdo. Allora, è un dalmata, incredibile perché io sono tipo 2 anni che non prendo dalmata a Nintendo Ice Pew Cats, ma stavolta avevo proprio voglia. E ho preso un dalmata femmina, come potete già vedere. E ora vi faccio vedere la sua scheda. Si chiama Nana e è un dalmata normale, fame e sete normale nessuna, pelo corto pulito. Nana è una femminuccia un po' svampita che adora correre e saltellare, ha 1001 punti. Infatti l'ho presa il 27 aprile. Stati gare, ha vinto piuttosto avanti con disco e obbedienza e indietro con l'inseguimento. Infatti ha vinto la maestri del disco e la maestri di obbedienza. Domani farà la Nintendox di obbedienza, però in seguimento devo allenarla perché non c'è stato verso di vincere la pro, anzi ha vinto addirittura con fatica la dilettante oggi. Non so se è la giornata o se è proprio scarsa in questa competizione. Probabilmente la seconda ipotesi è quella più corretta. Elenco comandi. Può impararne fino a 16, però oggi ne ha fatti fino a 15. Sit down, shake, puff 2, terra, dormi, gira, su, due zampe, hop. Per favore, in piedi, ti prego, e C, please, verticale, e poi deve imparare breakdance. E domani farà anche ulula. Ah sì, ah no, io l'ho già fatto vedere. Invece, Aru, vabbè, sovrappeso un'altra volta, fame e sete normale nessuno e pelo corto splendente. Aru è a 2800 punti, che bella cosa, elenco comandi, lista tutte 17 compreso Ulula, e ta-da! Ha vinto la Nintendox di tutte le competizioni, sì! Non l'ha vinta oggi, l'ha vinta l'altro ieri, mi sembra. Sì, l'altro ieri ha vinto la Nintendox di inseguimento, che era l'unica che mi mancava. Mentre quella del disco l'ha vinta già da un po' di giorni. Che bello. Sono così contenta. Oggi è il primo, quindi io lei l'ho presa al 16, quindi sono tipo 15 giorni che ho iniziato Nintendox e in 15 giorni mi ha già vinto la Nintendox di tutte le competizioni. Sono piuttosto soddisfatta. Oliver invece, anche lui è in sovrappeso, fame e sete normale, nessuna, pelo corto pulito. Oliver ha 2001 punti e sa tutti i comandi fino a Ulula anche lui e ha vinto la Nintendox del disco di obbedienza e la maestra di inseguimento. Che bello. No, ho detto che bello, non ho detto nana. Adesso vi voglio far vedere un po' di cose. Ho 23.861 contapassi e 41.034 euro. Sì!
Faccio tanti soldi perché ogni giorno ceno, do da mangiare, da bere, lavo e spazzolo e faccio tutte le gare. Però di passeggiate ne faccio veramente poche. Perché ci metto tanto a fare le gare, di conseguenza non ce la faccio a fare anche le passeggiate. Ieri ho passeggiato un po', ma non ho trovato tante cose. Gli oggetti che ho per ora sono questi. Sono un bel po', cioè un bel po', abbastanza, dai. Non mi posso lamentare. E queste. E al diario vado su. Ho 6.000 punti spaccati e ho messo questa immagine, ho scritto buon 1º maggio e il regalino è sempre il solito. Anche perché questo non è della mia versione, l'ho trovato io tramite contapassi, quindi adoro questa foto, è meravigliosa. Peccato che non l'ho fatta in 3D, ma tanto ormai 3D non se ne spattano tutti. Nana! Faccio vedere i suoi comandi. Sit down. Shake. Path 2. Terra. Dormi. Su. Per favore. E ci. Due zampe. Gira. Hop. Hop. In piedi. Ti prego. Please. Brava. Poi non ricordo se mi manca qualcosa. Verticale. Perfetto. Mancava qualcosa, è l'ultimo comando che gli ho insegnato oggi. No, io vorrei fare una passeggiata, ma non penso di avere il tempo. Ma noi ci proviamo lo stesso. A spasso con Nana. Faccio la strada normale se mi capita di fare quella normale. Sì, ha piovuto, meraviglioso. Non volevo fare altro, guarda, proprio camminare col nebbione e le pozzanghere. Allora, in questo video voglio dirvi anche una cosuccia. Non so se alcuni voi l'avranno visto, ma probabilmente tutti l'avranno visto, perché è un po' sulla bocca di tutti in questi giorni. È uscito il trailer, la presentazione, del new Nintendo 2DS XL. Non me lo aspettavo che uscisse un'altra console Nintendo, cioè che uscisse un'altra console Nintendo DS, devo essere sincera, pensavo che il new Nintendo 3DS sarebbe stato l'ultimo. Visto che con l'uscita di Switch molti dicevano che insomma avrebbero lasciato perdere la console portatile, invece io ero quasi sicura che si sbagliassero, infatti avevo ragione io, come molti altri, lo sapevo che il Nintendo DS non sarebbe morto, anche perché Nintendo è sempre stata famosa per le sue console portatili alla fin fine, quindi sembrava troppo strano. Poi, cioè, Pokémon è su Nintendo DS, quindi non mi venite a prendere per i fondelli dicendo che il DS muore, perché, cioè, il gioco più famoso del mondo su Nintendo DS e ora tolgono Nintendo DS, dai. Chi ci crede? Fatemi il piacere. Alla faccia di chi diceva che la Nintendo stava fallendo e che non avrebbe più fatto console portatile, comunque.
Complimenti, siete dei geni. Allora, no, non lo dico con cattiveria. Oggi sono un po' nervosa, però. Semplicemente perché vorrei fare tante cose e non ho tempo. Ma dico perché a me queste cose mi danno parecchio fastidio quando ci sono queste persone che pensano di sapere tutto. No, no, ma che dici? Nintendo ormai fallisce, Nintendo dopo Switch muore, non fa più niente, bla bla bla. Sì, certo, va bene. Le vostre madri non fanno niente, va bene? Per Diana. Ah, lì c'è un altro regalino, andiamo. Nope. Vuoi andare al negozio? Nope. Allora. E comunque, sempre riguardo all'annuncio, hanno annunciato appunto questa nuova console che sarà, appunto, è la console definitiva, perché è un ibrido tra un Nintendo 3DS, tra un New Nintendo 3DS e un 2DS. E io, chiaramente, ho visto il trailer e mi sono trattenuta un attimo e poi sono partita, lo adoro, ho sclerato, oh mio Dio, è bellissima, la voglio assolutamente. Quindi sarà la prossima console che acquisterò. Vuoi andare al parco? No. Perciò a fine luglio, no, sì, o il giorno che lo vado a comprare, il day one, cioè il 28 luglio, mi sembra, o il 28 luglio, cribbio sta goccetta, oh, oppure i primi di agosto farò, no, probabilmente gli ultimi, cioè quando lo compro perché ci voglio giocare, farò l'unboxing. Non so di che colore lo prendo perché essenzialmente mi piacciono tutti e due. Mi piace molto il nero e azzurro perché console nere e azzurre no, ho avuto l'XL blu, ma poi cioè il mix nero azzurro non l'ho mai avuto, però io mi trovo meglio con le console bianche se ci avete fatto caso. Quindi non lo so, vedrò. Devo pensarci perché mi piacciono veramente tutte e due, quindi. Allora, gli faccio il bagno perché come vedete fa schifo. Shampoo. Bellina però. Mi piace un sacco Nana. E essendo a 6.000 punti, ho già sbloccato l'Husky, che sarà uno dei prossimi cuccioli che prenderò. Ma prima del Siberian Husky penso che prenderò un altro cucciolo. Lo vedete nel prossimo video perché tanto o oggi o domani lo prendo. Lascio Aru all'albergo anche se mi scoccia veramente tanto. Perché comunque volevo farmi portare della roba. Però siccome ho già 6.000 punti e se continuo a giocare così nel giro di 4-5 giorni arrivo a più di 10, tipo arrivo a 11.000 punti e già sblocco il robocucciolo. Io il robocucciolo è l'ultimo cucciolo che voglio prendere. Di conseguenza prima del robocucciolo devo prendere altri cani. E devo muovermi perché sennò dopo mi arriva e si accavallano troppo e non voglio. Allora, mi sa che hanno fame tutti quanti, quindi diamo da mangiare. Allora, ragazzi, siamo a quasi 14 minuti di video e io devo veramente andare adesso perché è mezzogiorno e un quarto. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto, che oggi vi divertiate e niente, che continuerete a seguirmi se questa serie vi interessa e continuerete a vedere i miei video gameplay. Io vi saluto, buon pomeriggio a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Ti è piaciuto questo video? Se la risposta è sì, metti un bel pollicione in su per supportarmi e iscriviti al mio canale per ricevere aggiornamenti sui miei nuovi video. Ciao!